Noi siamo degli intermediari. Ma cosa c'entra con tutto? Questo non riesco a capire. Magari apre una porta con la carta. O la chiude. O la chiude. Però perché ci devono far trovare, cioè insieme a tutti gli altri oggetti, perché ci devono far trovare i tarocchi? Perché sono stati usati. Ce l'ha fatto capire. Sono stati usati per evocare un demone. Sì, che però... probabilmente non è stato fatto apposta. O se è stato fatto apposta, come tanti che fanno queste cose, è perché un demone magari ti dà un potere che ti serve, ti dà qualcosa. Ci è già capitato mille volte. Però continuano a dire problema, quindi i tarocchi sono stati il problema di tutto questo. Magari per parlare col gemello, tanti avrebbero fatto una seduta spiritica, ok? Ok. Quante genitori noi abbiamo trovato, soprattutto in tempo di guerra lo facevano, gli moriva il figlio soldato, facevano 2000 sedute spiritiche, sì, per parlare. Ti ricordi quando siamo andati al famoso castello di Malamorte? Il padrone faceva solo quello per il figlio morto in guerra. Sì, è vero. E faceva una seduta dietro l'altra. Sì, ma magari, vero. Ma si era tirato la sì, peggio merda addosso. Perché continuava a fare. Cosa ne sai che tuo nonno non ha fatto ha fatto i tarocchi perché magari la seduta spiritica non era capace. Mentre magari i tarocchi era capace. Allora l'ha fatto. E bam, questa cosa è caduta su di te. Poi probabilmente ci hanno messo una pezza con le preghiere, con quella suora che è venuta. E non ha risolto il problema. Ok. Il problema che parlava prima la Black. Adesso io voglio sapere perché c'è stata un'anomalia su quella carta. Esatto. Perché ragazzi, sta dicendo, non sta dicendo parole a caso. A no. Caso, attenzione. No, pian piano trovo il collegamento su. Bravo. Quindi voglio sapere perché quella carta e voglio sapere chi ha parlato con noi in tutte queste ore. Anch'io. Accendiamo la Black. Sì. Hai sentito, no, tutti i nostri discorsi? Sì. Sì. Attenzione. Ha risposto. Ha detto no. Ah. Ha detto sì e poi ha detto mi dispiace. Mi dici chi sei? Energia, ho capito anch'io, sì. Energia. Non te lo dice. Cosa dobbiamo fare con questa carta? Aspetta, infatti. Ma si ha detto mi dispiace. Li hai fatti tu i tarocchi? Io ho capito sì. Sì, anche io ho capito sì. Cosa dobbiamo fare con questa carta? Tenetela voi due. Bravi. Tenetela voi due. Sì. Per quale ragione? Va bene, noi possiamo anche tenerla, ma perché? Perché dobbiamo tenerla? Ci dovrebbe, tipo, servire qualcosa? Quella carta... La prima. La prima. Mi dici perché dovrei tenere questa carta? A cosa serve? Vergogna. Vergogna. Vergogna, perdono. Ma vero? Ma sta chiedendo perdono, il perdono? Volevi del male a Deborah? O alla sua famiglia? Sì.
Volevi del male a qualcuno? Perché hai fatto i tarocchi allora? Li hai usati per un motivo? A cosa ti servivano? Però li facevi per qualcosa? Casa? Io non riesco a capire. Non posso tenermi questa carta se non mi dici qualcosa di più. Non so se faccio bene a tenerla o faccio male. In mezzo al mazzo. Io continuo a non capire cosa vuole. Vuoi aiutarci? Aiutami a dare. Darmi. Ma guarda che ti conosce. Facciamo così, se non mi dici chi sei, non la prenderò questa carta. Se mi dici chi sei, io posso anche fare quello che mi dici tu, cioè di tenerla. Non so per quale ragione, però proverò a fidarmi. Ma almeno voglio sapere di chi devo fidarmi. Mi dici chi sei? Con chi ho parlato tutta questa sera? Chi è che ci ha fatto girare per la casa? Sono qua, mi vedi? Sono qua. Sopra, continua a dire. Ho i brividi. Perché? Sopra, ma inteso come piano di sopra, o sopra inteso come il che ha la stessa cosa? O sopra inteso sono come qua, mi vedi. Il significato? Dove sei? Con i brividi, guarda. Perché? Con i brividi. Perché ci sono un sacco di fotografie in questa stanza. A me è venuta in mente una cosa. E perché c'è questa fotografia qui davanti, esatto, a me? Esatto, quella fotografia. C'è mia nonna in quella fotografia, E mia nonna viveva al piano di sopra. Eh sì, abitava. Cosa ha detto? Scusa. Sì. Cosa vuol dire? È tua nonna. È mia nonna che mi sta parlando. Sì, ed è tua nonna che ha fatto quei tarocchi. Ma nonna? Nonna sei tu? Sì, Deborah. Bisogno. Mm.
Hai questo capito? La mia Debbie. La mia Debbie. Ok, dai, basta. Chiudiamo. Chiudiamola qua. Va bene. Va bene, basta. Chiudiamola qua. La chiudo. Lo stavo ancora dicendo. Cosa? Debbie. Ma fai bene? Va bene. Va bene. Ok, Però quadra tutto, posso dirtelo? Io se ho parlato con mia nonna stasera e lei vuole che tengo questa carta, mi viene ancora molto... cioè mi fa veramente rabbrividire il pensiero che non ha voluto dirmi che era lei fin dall'inizio. E non capisco il perché, probabilmente perché avrei smesso subito. Se sapeva già questa reazione, ci sta di brutto, sta, sì. Che non poteva dirtelo, se no non saremmo arrivati alla conclusione. Ci può stare che involontariamente abbia fatto qualcosa con quei tarocchi. Le entità negative quando entrano in una famiglia toccano sempre il più debole, che spesso è il più piccolo. È vero. Non te lo sei sognato? No. Se ti dice che dobbiamo tenerla, la teniamo. Sì. Addirittura ha parlato di Pete. Sì. Che perché ci segue anche lei. Infatti, però quando era in vita noi non facevamo ancora... Mi metto a ridere perché voi non l'avete conosciuta, mia nonna, ma... Io sì. Sì, però poco. Non avevamo ancora il Pete. No. Però penso che mi farebbe tanto ridere perché lei mi farebbe un sacco di battute. Se fosse ancora qua mi direbbe sicuramente come vestirmi, come pettinarmi. Ah sì. Sicuramente. Va bene. Se devo tenerla, nonna, la terrò perché me l'hai detto tu. Ma io non devo perdonarla di niente, perché non ha fatto niente. Penso che mi volesse un bene dell'anima. Cioè, ma certo, cioè, è ovvio. Certo. Me ne vuole ancora. Ma ovvio. Quindi non penso che devo perdonarla di qualcosa, ecco. Se questo era un peso che lei aveva. Ottimo che se l'è tolto. Anzi. Ve lo siete tolti entrambi. Perché anche tu, ti ricordo, che hai iniziato questa avventura con un peso. Cioè, me lo sono sognato o l'ho vissuto veramente? Quel periodo là. Hai trovato anche una risposta tua, eh? Sì, ho trovato una delle tante risposte. Sì. Che magari ho scoperto qualcosina in più. Però chissà quante altre cose ci sono ancora che non so. Per esempio, perché i miei me lo tengono nascosto, tutte queste cose qua. Non lo so. Possiamo ritornare a casa portando con noi quella carta. Sì. Così sarà più contenta e felice. Sì.